Grazie Presidente, mi scuso per il ritardo. Questo emendamento ovviamente ci fa piacere votarlo favorevolmente, ce n'è uno anche a nostra prima firma. Brevemente, molto tranquillamente, volevo dire che certe volte quando si accusa l'opposizione di gridare sempre al lupo, certe volte si sbaglia. Perché? Perché grazie a questi testi così scritti che l'opposizione ogni tanto gli viene da pensare male, da pensare che chi fa le leggi lo faccia in malafede. Tutto qua. Volevo solamente dire che, ovvio, noi voteremo favorevolmente, però se certe volte si pensa male, si deve guardare anche alle norme che si scrivono. Grazie. Grazie. Marazziti. Grazie Presidente. L'unico emendamento che ho ottenuto in questa approvazione finale del testo di questa importante legge che stiamo per approvare è un punto qualificante. Abbiamo tolto, sgombrato il campo da qualunque tentativo o ipotesi o possibilità di allargare la fattispecie del cyberbullismo fino alla possibilità eventuale di andare a toccare libertà d'espressione, libertà d'opinione. Direi che con l'approvazione di questo emendamento noi riportiamo tutto dentro la fattispecie e al testo del relatore e al comma 1, quindi a quanto abbiamo definito concordemente sulla fattispecie del bullismo. Voglio ricordare che su questo c'è un'ampia convergenza, sono contento anche della convergenza. Come ha sottolineato l'onorevole Ferraresi del Movimento 5 Stelle, ma quel testo, quella parte che noi andiamo a togliere, se non ricordo male, era un emendamento, uno dei tanti degli emendamenti 5 Stelle, quindi è stato un lavoro successivo che ha portato a questo vantaggio. Grazie. Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione sui quattro emendamenti identici, 1.53, 1.59, 1.62, 1.92. Pareri tutti favorevoli. D'Ambrosio, Realacci, Realacci, ci siamo? Tripiedi.